Allora, monomi. Abbiamo visto, abbiamo detto che i monomi simili sono monomi che hanno la stessa parte letterale, ok? La parte letterale deve essere identica, anche con le potenze. Vi ricordo che 9 alla seconda, 9 alla seconda e meno 5a non sono monomi simili questi, eh? Perché? Perché la parte letterale, qui c'è un A alla seconda e qui c'è un A, anche le potenze devono essere le stesse. Quindi se qui fosse stato 5 alla seconda avrei potuto dire, meno 5 alla seconda avrei potuto dirvi sì, questi due monomi sono simili, la parte letterale deve essere identica. Il grado di un monomio, il grado di un monomio cos'è? È la somma dei gradi delle singole lettere, vedete, 4 alla seconda via la terza C. Qual è il suo grado? Il grado per A è 2 alla seconda, il grado per B è 3 via al cubo, il grado per C è 1 perché non c'è niente, quindi il grado del monomio è 2 più 3 più 1, il sesto grado. Il monomio, vi ricordo, è costituito da una parte numerica e una parte letterale. La parte numerica è il coefficiente, attenzione perché potrebbe essere anche una frazione, potrebbe essere anche, questo io, un terzo A alla seconda, B alla seconda. Qui il coefficiente è un terzo, ok? E la parte letterale, appunto. In algebra, quando io ho a che fare con numeri senza la parte letterale, numeri razionali, 3, un terzo, meno un quinto, questi in algebra possiamo considerarli come monomi di grado 0. Il vostro libro gli dà un nome, costanti. Queste sono costanti. Perché sono costanti? Perché in realtà il loro valore è costante, non cambia. Se io vado a prendere 6 alla seconda b, il valore di 6 alla seconda b da che cosa dipende? Dipende dal valore che attribuisco ad A e al valore che attribuisco a B. Ma scrivere 3, 3 non dipende da A e da B perché non c'è, quindi è una costante, il suo valore è costante. Mi spiego meglio, se io mi scrivo un terzo io lo posso inserire nella retta dei numeri? Sì, vedete, qua c'è lo 0, qui c'è l'1, lo divido in tre parti, qui c'è un terzo. Posso mettere 6 alla seconda B qui dentro? No? No, perché non so quanto vale A, non so quanto vale B. Somme tra monomi simili. Le somme algebriche possono, quindi, più o meno, possono essere effettuate solo con monomi simili. Un esempio, 3 alla seconda b più 4a meno 5 alla seconda b meno 2a. Che cosa faccio? Individuo i monomi simili e li sottolineo in maniera diversa, vedete? 3 alla seconda b meno 5 alla seconda b, 4a meno 2a. E poi che cosa faccio? 3 alla seconda b meno 5 alla seconda b, quindi faccio 3 meno 5 alla seconda b, prendo i coefficienti, vedete, faccio la somma algebrica tra di loro, in questo caso è una sottrazione, 3 meno 5, mentre 4a, poi metto un più, perché il più non mi cambia niente, e poi metto 4a meno 2a sarebbe 4 meno 2a. Se io al posto alla seconda b metto le casette e al posto di a metto le stelline, che cos'ho? 3 casette meno 5 casette, 3 meno 5 sarebbe meno 2 casette, 4 stelline meno 2 stelline, 2 stelline, punto. Vedete? Non fatemi intimorire quindi dalle stelle. Attenzione, perché vi dico di mettere più qui? Guardate, vi scrivo la stessa operazione in maniera un po' diversa. 4a più 3 alla seconda b, meno 2a meno 5 alla seconda b. È la stessa di questa, eh? Ho solo cambiato un po' i termini, la disposizione dei termini. Sottolineo sempre i monomi simili. 4a meno 2a sarebbe 4 meno 2a, metto il più, 3 alla seconda b meno 5 alla seconda b, 3 meno 5, 3 meno 5 alla seconda b. Risultato, 4 meno 2, 2a, più, 3 meno 5, meno 2 alla seconda b. Più per meno? Meno. Meno 2 alla seconda b. Come potete osservare, il risultato è lo stesso di questo, solo che sono cambiati i termini. Vi ricordo, e quello che l'avevo visto ancora la volta scorsa, che scrivere il monomio 4 alla seconda b significa scrivere 4 per alla seconda per b.
scrivere alla seconda B significa scrivere 1, perché qua è come se ci fosse un 1, solo che i matematici sono un po' pigri, non vogliono sprecare il chiostro, non lo mettono. Quando c'è l'1 non si mette, viene omesso. Quindi alla seconda B è come scrivere 1 per alla seconda per B. Per ultimo, così arriviamo dove siamo arrivati l'altra volta scorsa, moltiplicazione tra monomi può essere effettuata anche tra monomi non simili. Guardate, meno 2a per meno 5 alla seconda b. Cosa succede? Cosa devo fare? Devo moltiplicare tra loro i coefficienti, meno 2 per meno 5, per a, per questa, per alla seconda b, e moltiplico tra loro anche la parte letterale. Cosa ottengo? Cosa ottengo? Meno 2 per meno 5, meno per meno più 10. A per A alla seconda B è come scrivere A per A per A, questo è questo A, alla seconda due volte A, B. Quindi A alla